Buonasera popolo bianco celeste, bentornati ad un nuovo video prepartita. Domani infatti la Lazio giocherà contro il Genoa allo stadio Marassi. E niente, prima di iniziare a parlare della partita di domani, vi volevo ricordare di seguirci sul nostro sito www.laziolive.tv e su tutti i nostri social, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, dove su TikTok potrete vedere anche le live post partita. E poi ovviamente vi volevo ricordare di scaricare la nostra applicazione gratuita e disponibile su tutti i dispositivi iOS e Android. È leggerissima, quindi veramente correte a scaricarla, perché lì troverete tutti i nostri articoli, tutte le nostre live e ovviamente anche i podcast. Quindi potrete seguire la Lazio a 360 gradi. E niente, iniziamo ovviamente parlando di domani. Domani la Lazio gioca contro un Genoa che sta a 10 punti sotto di noi, però nelle ultime partite sta facendo bene. Infatti contro la Fiorentina ha pareggiato. Ha davanti Gudmundsson e Retegui, che sono obiettivamente molto bravi, e tra cui Retegui è anche un obiettivo della Lazio per il mercato estivo, quindi ecco, potremmo anche seguire questo aspetto qui. Però prima di parlare del Genoa, parliamo ovviamente della Lazio. La Lazio oggi ha fatto la rifinitura a formello. Tudor ha confermato praticamente la formazione che ha giocato contro la Salernitana. Infatti, nonostante abbia recuperato Ciro Immobile, il capitano non è partito, scusate, con la squadra per Genova. Diciamo che hanno preferito, ecco, tenerlo a riposo. E quindi come unica punta ci sarà Tati Castellanos. Alle sue spalle troveremo Felipe Anderson e Luis Alberto, di cui parleremo tra un po'. E nonostante, ecco, le chiacchiere e le polemiche di questa settimana, sono stati confermati entrambi sulla tre quarti. E a centrocampo Marusic è stato recuperato nonostante non si è allenato per 2 giorni di fila, però è stato recuperato. Quindi sulle fasce Lazzari e Marusic, e al centro del campo Vesino e Camada. In difesa Ghila, Patrick e Casale. Romagnoli anche ha recuperato, però partirà dalla panchina. Quindi, come vi dicevo, la stessa formazione che ha giocato contro la Salernitana. Vabbè, gli infortunati li sappiamo, Provedel e Zaccagni su tutti. Si è aggiunto agli infortunati anche Guendouzi, che praticamente ha un edema al polpaccio e quindi non si è allenato praticamente mai questa settimana e sta solo cercando di recuperare prima possibile. Però ecco, diciamo che questo infortunio legato ai malumori che si dice, che si vocifera che abbia il giocatore, vista la poca presenza in campo da quando è arrivato Tudor, ecco, non fanno proprio stare tranquilli noi tifosi. Siamo un po' tutti agitati. Io, vabbè, sapete quanto amo Matteo Guendouzi. Quindi questa cosa un po' mi fa stare un po' così perplessa, ecco, mi lascia un po' perplessa. Anche perché oggi è anche uscita la notizia che se arrivasse un'offerta di circa 30 milioni, Guendouzi sarebbe ceduto tranquillamente. Quindi io, ecco, non vorrei assolutamente questa cosa. Tra i pali ovviamente ci sarà Mandas domani, che sarà lì fino al ritorno di Provedel. Quindi su questa più o meno è l'unica certezza, perché da quando è arrivato Tudor i ruoli sono un po' stati stravolti. E per quanto riguarda la tre quarti, ecco, non tanto per Felipe Anderson, perché Felipe è vero ha ufficializzato il suo addio a fine stagione. Infatti dal 1º luglio vestirà la maglia del Palmeiras. Però ecco, già il fatto che non è andato alla Juve, come ha salutato, poi conosciamo tutti Felipe, è sempre stato un ottimo giocatore, ma è anche sempre stato un giocatore di quelli silenziosi, no? Nel senso, non ha mai fatto parlare di sé, non ha mai creato polemica, quindi è veramente stato, ecco, un signore sotto tutti i punti di vista. Quindi forse ha sbagliato i tempi di tutta questa storia di lasciare la Lazio, secondo me l'ha sbagliati, però
Per il resto non gli si può imputare nulla, quindi Tudor penso che non avrebbe mai comunque rinunciato a Felipe Anderson. Mentre il discorso è un po' diverso per Luis Alberto, perché sappiamo tutti le dichiarazioni che ha rilasciato dopo la gara contro la Salernitana. È andato ai microfoni direttamente sparato, tra virgolette, dicendo non vestirò più la maglia della Lazio a fine stagione, non voglio più un euro dalla Lazio. Quindi ecco, dichiarazioni non proprio bellissime, anzi, a parte improvvise, ma poi diciamo anche di cattivo gusto, nel senso che comunque hai un contratto. E ha insistito tanto per avere questo contratto, quindi io perlomeno non le ho viste di buon occhio, non mi sono piaciute. E dopo queste dichiarazioni, sono onesta, pensavo che la società direttamente oppure Tudor avrebbe fatto in modo, tramite Tudor, scusate, avrebbe fatto in modo in maniera che Luis Alberto non vedesse il campo contro il Genoa, invece Tudor l'ha messo lì sulla tre quarti e questo rende ancora più polemica tutta la questione, no? Perché poi anche i tifosi un po' si dividono, c'è chi è stufo di tutti questi cambi di umore repentini di Luis Alberto nonostante la sua bravura e c'è chi invece fa niente, pure che c'ha la testa un po' così, un po' fuori dalle righe, ce lo teniamo lo stesso, va bene così. Quindi ecco, questa cosa un po' lascia tutti così di sasso. E dicevo, sono onesta, non mi aspettavo di vederlo in campo, invece sta lì e giocherà contro il Genoa. E un'altra cosa che ha lasciato molto l'amaro in bocca è stata il divieto di vendita dei biglietti a tutti i residenti del Lazio e quindi ovviamente l'impossibilità di fare la trasferta. L'amaro in bocca anche perché detto ieri, quindi praticamente all'ultimo, c'è chi ovviamente già aveva comprato il biglietto e onestamente non capisco questo divieto perché non ha senso. Siamo andati a tutte le partite, abbiamo fatto tutte le trasferte perché vietarci proprio questa qui di gara, non ho ben capito, però purtroppo hanno deciso così e così sarà. Ovviamente ci saranno tantissimi tifosi residenti in altre regioni, come abbiamo detto ieri live, il nostro Paolo ci ha detto che lui sta in Toscana e che il Lazio Club, che sta lì ha detto che ovviamente seguiranno tutti la Lazio alla trasferta del Marassi, quindi allo stadio Marassi, quindi la Lazio non sarà sola sicuramente, però ecco, ha lasciato un po' a tutti con l'amaro in bocca questa decisione presa all'ultimo momento. Non so che cosa vi aspettate voi da questa partita. Io mi aspetto una Lazio combattiva come contro la Salernitana, perché effettivamente serve almeno chiudere la stagione in modo dignitoso. Quindi ecco, vorrei vedere questo da parte dei giocatori. E io sono onesta, sono d'accordissimo con i fischi che vengono fatti ai giocatori in queste partite, perché non meritano assolutamente di avere più alibi e più scuse da parte di noi tifosi. Quindi sono d'accordo con i fischi. Per un Felipe Anderson che se ne va e un Luis Alberto che tentenna e non sa, cioè lui sa cosa fare, non si sa poi come andrà a finire, c'è però un Zaccagni che rinnova, quindi siamo molto contenti ovviamente fino al 2029 e Mattia Zaccagni ha firmato finalmente il contratto, oggi è stato ufficializzato, scusate, ieri sera è stato ufficializzato, quindi siamo tutti molto contenti di questo, la Lazio riparte da Zaccagni e spero da tanti altri che stanno in campo, per esempio Ghila, Guendouzi, Rovella, a me loro piacciono tanto, quindi spero veramente che la Lazio riparta da loro. E per quanto riguarda, ecco, Luis Alberto, io mi sono trovata d'accordo con le parole del presidente Lotito quando ha detto se vuole andare via mi porti la squadra che fa un'offerta congrua e io lo cedo. Però a zero no, e su questo per una volta sono d'accordo, assolutamente, perché non mi è piaciuto per niente come si è comportato, sono onesta. E
Vi ho detto quello che mi aspetto io domani dalla squadra. Il risultato, boh, non vi faccio pronostici né niente, lo sapete che sono scaramantica. Però ecco, anche il Genoa, insomma, nelle ultime partite non sta facendo male. E poi ve l'ho detto, a quei due lì davanti, De Degu e Gudmundsson, che a me piacciono tanto, sono forti. E spero che la Lazio poi alla fine ci faccia il pensierino sul mercato estivo. Non so se voi la pensate come me su questo. Ieri sera abbiamo avuto anche un dibattito, chiamatelo così, su chi preferivamo in attacco tra Dia e il Cholito Simeone. Ha vinto Dia. Però ecco, adesso ci mettiamo anche Retegui, vediamo, ditemi tra i commenti chi preferite tra Dia, Retegui e Cholito Simeone, così vediamo un attimo voi cosa votate. E l'ho detto anche ieri, quello che mi lascia un po' perplessa di Dia è il fatto che comunque, non per problemi fisici o altro, ovviamente per tutta la vicenda che sta succedendo con la Salernitana, però Dia... Scusate, mi si è parlato il telefono, però Dia non vede il campo da parecchio e quindi questa cosa mi lascia un po' perplessa sul fatto di prenderlo. Simeone ha fatto molto bene con Tudor, quindi un pensierino ce lo farei e Retegui sì, un pensierino ce lo farei. Allora, fatemi sapere cosa vi aspettate dalla partita di domani, sia a livello di risultato che a livello di prestazione della squadra. Se vi piace la formazione che dovrebbe, perché sappiamo che sono probabili, però che dovrebbe essere schierata in campo domani, se siete d'accordo, ecco, con Luis Alberto e Felipe Anderson come trequartisti. Io l'ho detto anche l'altra volta, Felipe Anderson come trequartista mi è piaciuto molto di più rispetto a Felipe Anderson sulla fascia. È molto più fantasista, è molto più concentrato al gol e secondo me rende molto di più. Quindi su questo, sul ruolo di Felipe Anderson, io sono perfettamente d'accordo. Ormai fino a fine stagione lo farei giocare in quel ruolo e basta. Quindi ditemi voi cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, scaricate l'applicazione, seguite il nostro sito, seguiteci sui social, attivate la campanella. Vi ho detto tutto come fanno quelli bravi e quindi niente, vi aspetto qui sotto nei commenti, fatemi sapere se vi piace questo tipo di video, se vi piacciono i nostri contenuti, dateci consigli, insomma, quello che volete. Noi siamo aperti ovviamente a qualsiasi consiglio vostro. E niente, vi ringrazio. Vi aspettiamo domani in live dalle 18:20 circa per seguire con noi Genoa Lazio. E così stiamo in compagnia e ci facciamo due risate insieme. E nulla, io vi ringrazio di avermi seguito, di avermi fatto compagnia. E niente, sempre forza Lazio, ragazzi. Ciao, buonanotte a tutti.